Rieccoci di nuovo insieme. In primo piano la Brexit, la maggior preoccupazione dei cittadini europei che vivono. Estate, tempo di viaggi e di vacanze, ma non per tutti. C'è chi rimane a farci compagnia anche nel palinsesto televisivo estivo, o meglio, c'è chi ogni mattina dagli studi del centro Rai di Saxa Rubra ci offre il buongiorno. Loro sono Tiberio Timperi, volto popolare e amatissimo della televisione, e Valentina Bisti, giornalista inviata Rai del TG1, al timone del programma Uno Mattina Estate. Un misto di attualità, approfondimenti e inchieste, reportage di inviati e collegamenti dall'Italia e dal mondo, ma anche spazi di servizio al cittadino su medicina, economia, costume, storie e società. Uno Mattina, un programma sempre aperto con notizie, una finestra sul mondo, possiamo dire così. Una finestra quotidiana su quello che accade in Italia, all'estero, con una finestra sulle news dell'ultimo minuto e poi tanti approfondimenti che d'estate possono essere un pochino più leggeri, però insomma l'occhio alla notizia è quello che ci interessa di più, soprattutto nella prima parte di Uno Mattina Estate. Dalle 7 alle 8 diamo veramente largo alle notizie. Un rotocalco quotidiano con uno sguardo speciale al territorio attraverso un viaggio a tappe nelle bellezze delle nostre città e il racconto dell'estate italiana dalle voci dei suoi protagonisti. Tutto questo sempre in collaborazione con il TG1. Sempre, io sono faccio parte della grande famiglia del TG1, sono un volto del TG1, quindi ci siamo, sento ovviamente la partecipazione di tutta la redazione, del direttore del TG1 che ogni mattina incontriamo per fare il punto della situazione, quindi dietro c'è anche la grande macchina del TG1. E intanto quest'estate ci teniamo in allenamento con Uno Mattina Estate. Da settembre Uno Mattina, lo ricordiamo, uno dei programmi più popolari e longevi della TV, realizzato dal 1986 grazie alla fortunata collaborazione tra Rai e TG1, avrà una novità. Quest'anno ad affiancare Franco Di Mare alla conduzione ci sarà Benedetta Rinaldi, volto noto e caro al grande pubblico, attualmente impegnata nella conduzione su Rai 1 della Vita in Diretta Estate. Saranno loro dalle 6.40 alle 10 ad accompagnare i telespettatori con notizie e collegamenti dall'Italia e dal mondo, focus su cronaca e politica, lavoro, economia, pensioni, medicina, consumi e anche spettacolo. Beh, innanzitutto mi devo preparare per questa stagione perché sono in onda attualmente con Una Vita in Diretta e in tutto il mondo con Rai Italia. Poi però arrivano veramente le levatacce con Uno Mattina e quindi bisognerà entrare in un meccanismo che in parte già conosco, in parte ovviamente no, perché una durata così lunga, con delle sveglie così presto, una lucidità che comunque sui tempi, di reazione, sulla preparazione, sullo studio, facendo sempre molto presto la mattina e tardi la sera perché comunque si deve studiare il copione per il giorno dopo, sarà una cosa abbastanza impegnativa. Un grande lavoro con tutta la redazione. Con tutta la redazione, che è fondamentale, non li si ricorda mai abbastanza, sono persone che molto spesso sono prima di noi in redazione e vanno via dopo di noi, per cui a noi è richiesta una prontezza di riflesso e sono loro che in realtà mandano avanti il programma, sono loro che seguono la notizia e soprattutto che la modellano in modo che il pubblico la possa comprendere e possa capire qualcosa di più, quindi onore agli autori e non solo, anche a tutta la produzione e alla regia. Non mancheranno servizi su artigianato, tecnologia e lavoro con informazioni di servizio, approfondimenti e rubriche dedicate ai risparmi, ai giovani, alle donne e agli anziani, ma anche alla cultura e ai temi sociali. Un'offerta quindi che sarà completata e integrata da 7 edizioni del TG1. Da 50-60 euro fino alle mega suite imperiali.